Allora, io ho pensato a lungo su questa introduzione. Da un lato non voglio togliervi lavoro, però voglio essere anche piuttosto incisivo. Riflessione. L'Italia è un paese che ha tre caratteristiche ben precise. Ha una medio-alta sismicità, e di questo se ne parlerà nell'ambito di questo convegno. C'ha un'alta presenza del costruito storico tutelato e c'ha un medio-alto livello tecnologico. Allora, vogliamo trovare un altro paese al mondo in cui questi tre parametri possono arrivare al livello di caratterizzazione che ho dato così un po' istintivamente, sommariamente a questi tre aspetti? Non ci sono, perché se c'è una caratteristica manca un'altra. Quindi noi abbiamo la responsabilità mondiale di portare avanti un discorso di preservare il nostro costruito, perché è uno dei valori più grandi che abbiamo oggi al mondo, e lo dobbiamo fare attraverso le tecnologie. E qui c'è un punto delicato, perché c'è il mondo della tutela delle costruzioni storiche che interloquisce con le tecnologie, le accetta o non le accetta. Secondo me dobbiamo puntare alle tecnologie più adeguate ad essere accettate, ma secondo me non ci si potrà tirare indietro. È stata citata la Garisenda. La Garisenda non è tema della nostra giornata, però la Garisenda è dietro le spalle. Oggi a Bologna la sentiamo vicina, sentiamo il problema. La mia posizione è che la Garisenda non si salva se non ci sono applicazioni di tecnologie avanzate. La ricerca di salvarla con metodi medievali, secondo me, non avrà successo. Vedremo cosa succede. Allora, prima cosa, mi sposto un po' perché guardiamoci anche attorno. Nel mondo, non siamo i soli. Andiamo a San Francisco. Allora, questo manifesto qui che vedete sulla sinistra è un neogotico dei padri del Nord Europa, San Patrick. Del 1851. Quindi è chiaro che per il luogo in cui si trova è un bene storico. Non possiamo adesso arrogarci se solo noi abbiamo il Colosseo, eccetera, eccetera. Cioè, per la comunità questo è un bene importante. Questo bene è una chiesa gotica. La chiesa gotica ha in sé intrinsecamente delle vulnerabilità dovute alla morfologia, a come è fatta, e ai materiali, se i materiali non erano di prima scelta quando è stata costruita, dipendono dalle situazioni locali. Ebbene, entriamo nella piazza qui a destra, è la piazza antistante il museo ebraico ristrutturato da Lebeskind. Allora, vedete che in alto a destra c'è un muro e ci sono dei rinforzi con materiale acciaio. Quindi è evidentemente l'inizio di quello che poi sarà sviluppato il concetto dell'esoscheletro, comunque l'avvicinamento di questo materiale che viene accettato in genere per conservare una muratura storica che apparteneva a una centrale idroelettrica. Però quello che,
che lascia molto perplesso, e adesso questo qui è una piccola bomba che io lancio. Guardate la vecchia costruzione. A destra, in quel circolo a destra basso, voi non vedete l'arco rampante. A destra spunta nella chiesa un arco rampante. Ora, nell'intervento che hanno fatto di prevenzione antisismica, perché è chiaro che in California il sisma ce l'hanno nella testa, che sta per arrivare, ed è un sisma di livello senz'altro molto elevato, hanno fatto una grossa ristrutturazione a questa chiesa e gli hanno messo gli archi rampanti. Addirittura l'abside l'hanno rifatta in cemento armato, vedete l'arco rampante nuovo che non era nella morfologia originaria. Ma quello che sorprende maggiormente è quest'altro aspetto sempre di San Francisco, perché con San Francisco, certo, noi abbiamo noi siamo depositari di una cultura, di certi modi di comportarci, però insomma sono zone nella quale c'è la Silicon Valley, ci hanno dato molto, molto di quello che noi facciamo oggi dipende da e dipende anche da quelle culture. Allora, mi ha colpito molto un cartello all'interno del vestibolo della chiesa che diceva: nel 1984 i test di ingegneria, pensate che questo è neogotico dominicano, e questo è probabilmente, erano padri anche italiani, adesso non so esattamente. Gli ingegneri hanno stabilito che la chiesa è sismicamente instabile, quindi interveniamo. Hanno fatto degli interventi pesanti con un arco rampante in cemento armato. Guardate in basso a sinistra quest'arco rampante in cemento armato, nuovo di zecca, fondato su pali, è una costruzione di questo genere. A noi fa venire un po' il brividi questa cosa qui, perché nella nostra cultura, però siamo tanto distanti nello spazio e nel tempo, che però direi che se ci guardiamo attorno, questo inserimento a gamba tesa del cemento armato c'è stato in Italia. Sopra, non mi soffermo molto perché non ho il tempo se no di dire altre cose che vorrei dirvi, sopra è Santa Chiara con la bomba del 43, le Capriate, io andavo da bambino con la nonna a sentire la messa in questa chiesa, guardavo in alto e guardavo quelle Capriate spaventosamente grandi che c'erano sul tetto. Adesso da grande ho scoperto che le Capriate sono in cemento armato, quindi tutto il tetto è in cemento armato. Vedete, una struttura così pesante su dei muri snelli, senza archi rampanti, perché lì non ci sono gli archi rampanti, eppure è stato fatto. Però quello che maggiormente mi interessa è farvi vedere a livello mediano San Pietro di Coppito. Allora, San Pietro di Coppito fecero la cella campanaria in cemento armato. Questa cella campanaria è su una muratura a sacco della torre. Cosa è successo col sisma? Col sisma la cella campanaria è andata sulla navata della chiesa e ha sfondato la chiesa. Ma la cosa importante che vi voglio far vedere è che a destra la muratura a sacco ha avuto il meccanismo, che per me è molto temibile anche per la nostra amica Garisenda, perché è inutile che dicano che quel problema della Garisenda è il problema della torre di Pisa, non c'entra proprio.
La garisenda c'ha la muratura a sacco. E vedete, la muratura a sacco messa sotto un peso enorme di una struttura rigida in cemento armato come la cella, cosa ha fatto? Che col sisma il paramento esterno della muratura a sacco si ribalta. Allora rimane il sacco senza contenimento e realizza un piano inclinato. Nel piano inclinato ruota la parte superiore e va a finire giù. Questo è un meccanismo tipico di questa torre qua. Certo, non è un meccanismo della torre di Pisa. Comunque, diciamo che l'intervento del cemento armato veniva fatto anche in Italia, anche non tanto in là. Vedete qui adesso, spunterà nel discorso di oggi anche il problema dell'esoscheletro. L'esoscheletro in acciaio, ma l'esoscheletro in acciaio è chiaramente un'evoluzione di quello che è l'arco rampante. L'arco rampante era nato negli anni, nel post-medioevo, nel medioevo. L'arco rampante ha una funzione strutturale molto importante. Noi abbiamo dei bellissimi archi rampanti qua vicino alla chiesa di San Francesco. E sono le archi rampanti in muratura. È un concetto strutturale molto preciso, tiene la spinta delle volte, e quindi questa spinta è contrastata da quest'arco rampante. Adesso questo qui a sinistra è un concetto che sviluppa questo modo di contenere la struttura, attenzione, in fase sismica, perché sicuramente l'arco rampante sarà stato pensato non pensando al sisma, anche perché è nato nel nord Europa e nel nord Europa i sismi non ci sono, quindi io penso, non lo so, adesso c'è il professor Blasi qua che lo saprà senz'altro meglio di me. Io credo che quando il costruttore ha iniziato a fare le cattedrali del nord Europa, forse il sisma non ci pensava al sisma. Comunque l'arco rampante mantiene la volta che dà la spinta. In fase sismica c'è un'interazione piuttosto complicata. Ecco, voglio dirvi una cosa. Studiando la questione della chiesa di San Francesco qui di Bologna, che ha avuto una bomba nella parte centrale, si è aperta e hanno ricostruito le volte, la ricostruzione post bellica era affidata al genio civile e c'erano ingegneri. E allora ho letto la relazione che hanno ricostruito gli archi in muratura e poi l'ingegnere ha detto, dice sì, ma mettiamoci anche la catena, cioè il tirante. Ce l'ha messo in più rispetto alla situazione precedente. Allora, questo abbiamo studiato con gli allievi, ho fatto fare molti studietti su questa cosa. Diventa una struttura iperstatica, perché naturalmente la volta spinge sulla catena, però la catena bisogna vedere se prende la spinta e quanto affida all'arco rampante. Poi in fase sismica, pensate, queste volte molto pesanti che sono in alto devono essere contrastate dall'arco rampante, e se c'è anche la catena c'è un'interazione abbastanza forte. Ma mi è scappata una diapositiva che volevo far vedere. Qui siamo a San Petronio. Allora, San Petronio, voi andate tranquillamente in chiesa San Petronio, vi siete mai chiesti, ma sismicamente la chiesa come funziona? Allora, vi devo dire che la chiesa di San Petronio ha, guardate a destra, ha una fessura su tutta la navata che parte dall'inizio e va alla fine. Poi, se guardate in alto, andate a San Petronio, guardate in alto la figura centrale,
La catena è a corda molle, è lenta. Tutte le catene sono lente. Allora, un discorso di prevenzione antisismica su un monumento di questa portata, diciamo, sarebbe doveroso. Ma io non voglio entrare in questa questione qui, adesso lo voglio fare da analista della struttura. Allora, la catena molle, a corda molle, cosa fa? Quando viene il sisma, le due parti della chiesa, dopo un po', possono andare in controfase, nella vibrazione, no? Allora, se nella vibrazione le due parti si allontanano, c'è il colpo di frusta, cioè la catena diventa tesa e dà il colpo di frusta. Quindi è un oggetto micidiale che sta lì in tutti gli archi. Allora, è vero che abbiamo visto a San Francisco, noi ci ridiamo sopra, fanno l'arco rampante in cemento armato. Cioè, però noi che cosa facciamo? La Chiesa gotica è vulnerabile per definizione dal punto di vista morfologico. Se poi la Chiesa ha anche dei danni, delle deficienze, e allora a questo punto, nell'anno 2000, per un caso, io mi trovai a poter interloquire con la soprintendenza e mettemmo le fasce di carbonio, quindi uno dei primi monumenti in Italia in cui è stato fatto questo intervento. Cioè, questo è un presidio, fa parte del titolo del nostro intervento, del nostro convegno, prevenzione. Le fasce di carbonio sono una prevenzione. È vero che sono storicamente adesso legate a quel tempo, l'anno 2000, però la sostanza è questa, che dall'anno 2000 per un quarto di secolo i lavori ci sono sempre. I marmi sono stati puliti, i vetri sono stati puliti, l'intonaco è stato scialbato, però la catena sta là così. Allora, questo che cos'è? Secondo me è una mancanza di consapevolezza degli aspetti strutturali. Perché ci diamo? È un problema di priorità. Mi sono trovato a parlare con i responsabili in genere di monumenti, eccetera. A un certo punto scatta la parola, l'assessore dice: ma ci sono altre priorità. È giusto, ci sono altre priorità. Cioè, se uno fa la pulizia dei marmi come priorità a un problema strutturale, vabbè, ha fatto una scelta. Però l'importante è che noi arriviamo alla consapevolezza di questi aspetti. Sulla questione dell'intervento con i composti non mi soffermo perché non c'è il tempo e volevo dire delle altre cose. Ecco, vedete la corda molle di San Petronio dà la fessura nella parte elevata, perché si chiudono i due pilastri, si avvicinano, perché la fondazione ha fatto uno scherzo a catino, quindi i pilastri si sono avvicinati e sopra in estradosso è nata la fessura. Pure si è arrivati lì, perché quando vedete c'è i tubi per arrivare fin sotto, si è arrivati. Però c'erano altre priorità. Vabbè. E l'evento di San Francesco d'Assisi è anche un evento molto importante che è avvenuto, perché non è una questione di materiale, c'è un'interazione con la comprensione dell'effetto strutturale. Vedete a sinistra la pianta dove ci sono parti in rosso, quei triangoli in rosso. Ecco, perché è avvenuto nel sisma il
crollo della voltina lì prima del transetto, perché nel transetto c'è il muro ortogonale alla navata centrale. Essendo il muro ortogonale, nella oscillazione laterale, quello è un punto come una grande trave che ha un appoggio lì e quindi ha una diciamo deficienza a taglio nell'oscillazione orizzontale del tetto, e quindi anche si è ripetuta sulla facciata. Quelle sono tipiche. Che cose sono queste? Sono vulnerabilità legate alla morfologia. La chiesa è fatta così e c'è una vulnerabilità, non c'è da fare, noi lo sappiamo. Adesso possiamo intervenire, il problema è dire: non si interviene perché il bene va conservato in un certo modo, e allora faccio un passo indietro. Però che noi non sappiamo queste cose, non è, ormai siamo arrivati, sono tanti decenni che studiamo queste cose e le sappiamo. Allora, se vogliamo intervenire, possiamo intervenire. I compositi hanno cambiato il mondo. Adesso magari, diciamo, la persona che non è addentro su questa cosa può pensare, dice, vabbè, il materiale si migliora, è un materiale migliore. No, qui è un cambio di rotta totale nelle applicazioni. Questa è una bella applicazione che ho visto fare. Sì, ho fatto una consulenza. Ho visto fare alle Minganti, che i bolognesi senz'altro conoscono, e quindi il carbonio è andato alla grande in questa situazione qua. E oggi un centro commerciale che non sia adeguato sismicamente non ha senso, perché è un investimento economico di grande portata, e perché non bisogna assicurare dare la sicurezza a chi lo frequenta di potersi garantire nel caso di sisma. Quindi è un'applicazione che io ritengo di grande importanza. La questione della ricostruzione, certo oggi ne parlerà il professor Blasi di questa ricostruzione in generale. Allora, la ricostruzione è legata all'adeguamento antisismico. Mi sono trovato in questo caso e ve lo riferisco. Allora, la porta romana di Rimini fu spostata da un luogo all'altro, fu smontata, tutti i pezzi annotati, e fu spostata in un'altra posizione per dar corso alla viabilità. Pensate i tempi in cui queste cose si facevano. Adesso si è adesso, 5-6 anni fa, si è riportata nell'altra posizione, nella posizione precedente. Allora, la porta non ha i muri laterali diciamo, e quindi non ha il contrasto. Ad una verifica sismica, diciamo il napoletano, si è andata a constatare che sismicamente l'arco non reggeva, anche perché non era completo nelle sue due posizioni con le pietre. E allora, quando si è ricostruito, è nato, e lì poi si è sviluppato, l'FRCM. Vi posso dire, come ho detto già a tanti amici parlandole, che questo l'ho inventato io, la dizione FRCM, perché la matrice adesso non è più di resina, ma è una matrice inorganica, e quindi la malta del giunto ha una rete di carbonio all'interno. Naturalmente nessuno la vede, nessuno lo sa, eccetera. Però l'arco adesso ha una prevenzione antisismica, perché ha una, diciamo, possibilità di essere... Io ho 2 minuti ancora? Allora, per 2 minuti arriviamo all'ultima diapositiva, che in effetti secondo me è stato il momento proprio dell'ingresso dell'FRCM. La cattedrale di Noto
è crollata per motivi, adesso sono molto complessi i motivi, ma non sotto il sisma, è stata rifatta la cupola. Allora, c'è quel problema di ricostruire la cupola. Allora, bisogna farla tale quale, com'era? Allora, la cava delle pietre era la stessa, tutto fatto lo stesso. A un certo punto io mi sono trovato a interloquire, ho detto, ma sappiamo che le cupole hanno questa debolezza con le fessure che si presentano in quell'area. Questo l'ho preso dal libro del professor Blasi, che ho fatto la fotografia l'altra sera e l'ho riportata lì. Era la cupola che proviene poi dalle linee guida ministeriali. La cupola si sa che ha quella debolezza nella parte bassa col tamburo, ci sono le fessure. Allora, se nel giunto orizzontale noi mettiamo il carbonio, lo mettiamo con la malta e quindi inorganica, nessuno lo vede. Nessuno lo vede e ha una funzione strutturale bellissima. Nessuno lo vede, questo è importante dire questa frase, perché noi agiamo in un modo che a volte si fanno le cose di nascosto. Però quando è venuto l'onorevole Sgarbi ha detto, ah benissimo, tutto com'era, dov'era. Però sotto questa frase c'era, ragazzi, ci sono nei giunti orizzontali, c'è il carbonio. Abbiamo anche un po' di vergogna a dirlo, non lo so, comunque è andata benissimo la cosa. Io con questo ho finito, perché non ho più tempo di andare avanti, e chiudo con l'ultima diapositiva. Dunque, prima scomodiamo Leonardo, studia la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Cioè, voglio sottolineare che qui ci troviamo in Accademia delle Scienze, diamo importanza alla scienza e deve rappresentare una guida al nostro comportamento. Poi, perché c'è quella candela, sono rimasto sorpreso da una cosa a cui non avevo mai pensato. Questa è una presentazione che ha fatto mio nipote, che mi ha poi mandato. La candela con la fiamma fa l'ombra. Sul muro la fiamma non si vede, perché la luce si mischia alla luce della fiamma, e quindi si vede la candela senza la fiamma. Questo perché l'ho messo? Perché io vorrei ricordare che dare immaterialità tanto ai monumenti, che è una linea culturale molto seguita, ecco, fa perdere, se noi guardiamo l'immagine, perdiamo la consistenza della costruzione, che è qualcosa che l'uomo fa ed è per materiale al massimo. Quindi dobbiamo seguire la materialità. Se poi c'è anche l'immaterialità, se l'uomo ha anche l'anima, meglio così. Però nella materialità non ci dobbiamo dimenticare. La frase che ho preso da Baricco è: ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, ma ciò che abbiamo lasciato mutare perché ridiventasse se stesso in un tempo nuovo. E questo mi piace molto. E quindi nuova tecnologia, non OLED. Usiamo la tecnologia nella vita di oggi, con tutto rispetto, cercando di farlo al meglio. Ecco, questi sono gli argomenti che poi tutto sommato saranno sviluppati dai nostri relatori, e quindi chiudo qui ridando la parola ai moderatori, e ho dato la parola.